Intanto porgo un saluto a questa bella adunata di giovanissimi, di giovani e anche di adulti, di professori e di genitori. E voglio ringraziare Raffaella perché mi invita continuamente ogni anno a questa manifestazione che ritengo davvero molto entusiasmante. Vi confesso che l'entusiasmo si moltiplica di anno in anno. Perché? Perché lo vedo nei partecipanti a questi concorsi. Partecipano in tanti e con un entusiasmo davvero invidiabile. E questo mi fa pensare che la società non è proprio quella che troppo spesso sentiamo nelle cronache nere, ma è anche, c'è altro, molto più entusiasmante, molto più positivo, che è rappresentato da voi. Si dice che una quercia che cade fa molto rumore, ma campi sterminati di grano che crescono non lo fanno, e voi siete il campo sterminato di grano. Questo mi consola e mi fa sperare bene, perché ho visto che avete trattato con molta competenza e con molta disponibilità temi che sono molto comuni al giorno d'oggi. Ne cito soltanto due, ce n'erano tanti molto interessanti. Quello che noi sentiamo tante volte nelle cronache relativamente agli immigrati, e lo sentiamo tante volte anche con espressioni negative, nei vostri compiti, nelle vostre proposte troviamo soluzioni davvero invidiabili. Ci racconta una signora che è stata aggredita dai ladri che volevano prenderle quello che aveva, e è stata aiutata da due persone, da due ragazzi di colore. La poverina si è sentita tanto, era sola, bisogna dire anche questo, si è sentita in dovere di invitarli a prendere qualche cosa a casa sua. Questo qualche cosa è diventata una permanenza in casa della signora, e si sono trasformati questi due angeli della strada, si sono trasformati prima in ospiti, poi in ospiti ancora e lavoratori ben inseriti nella società italiana. Quindi voglio dire, c'è speranza in questo. Un altro tema che pure mi è sembrato molto molto interessante e che pure viene molto discusso in questi giorni è la maternità. Si è madri, si è padri, si è genitori di quei bambini che alleviamo, anche se non li abbiamo partoriti noi, anche se non sono nati fisiologicamente da noi, e basta allevarli ed educarli per considerarli figli e per loro, perché loro si sentano nostri figli. Grazie. Bene, grazie. Grazie di tutto. La locandina, diamo la locandina anche all'ingegnere prima che ci dimentichiamo.